Vediamo ora il terzo blocco di domande. L'elettrone stavolta viene lanciato contro la sfera e dobbiamo scoprire se va a sbattere contro la superficie o se si ferma prima. Se sbatte con quale velocità, se si ferma prima, dove si ferma. Vediamo di nuovo il disegno. La sfera non è scala, non fa niente. Questo è il punto B a 2 cm dalla sfera e l'elettrone è sparato con un'energia cinetica di 1,5 keV. Ricordiamo il grafico del potenziale generato dalla sfera, potenziale elettrostatico, e dell'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone. Stavolta l'elettrone viene lanciato a sinistra, è come una pallina che risale su per questa salita, ma non si sa se l'energia cinetica iniziale con cui viene lanciato è abbastanza forte da farla risalire fino a questa altezza, che rappresenta l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone nel caso in cui arrivasse a toccare la sfera. Vedremo che non ci arriverà, ma l'energia cinetica gli permetterà di risalire soltanto fino a questo livello, corrispondente a un punto C che dovremo trovare. Troveremo circa mezzo centimetro oltre a, insomma, prima della sfera. Questo tipo di esercizi si risolve quasi sempre come abbiamo fatto prima, cioè con la conservazione dell'energia meccanica, o tra B e C e A, oppure tra B e C. Noi non sappiamo se l'elettrone arriva fino ad A, proviamo a immaginare di sì, quindi conservazione dell'energia meccanica tra B e A, energia meccanica finale in A uguale energia meccanica iniziale in B, ma vuol dire cinetica più potenziale in A uguale cinetica più potenziale in B. L'energia potenziale in A la conosco perché era meno E per il potenziale in A, meno E per meno 8,1 kV era questo valore qua, il potenziale in A, meno 8,1 kV, kilovolt. Quindi meno E per meno 8,1 kV fa più, meno per meno, più 8,1 kV. Questo è il valore dell'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone se giungesse in A, cioè questo valore quassù. Il valore in B già lo conosco, l'abbiamo calcolato prima, era circa 5,8 keV, un valore ovviamente più basso, quindi qui abbiamo 5,8 keV e giustamente quassù è più alto, 8,1 keV, perché l'elettrone man mano che si avvicina alla sfera si carica, cioè si carica, acquista energia potenziale elettrostatica. L'energia cinetica iniziale in B la sappiamo, è un dato del problema, 1,5 keV, e ci chiediamo qual è l'energia cinetica con cui l'elettrone giunge a sbattere in A, ammesso che ci arrivi. Quindi isoliamo l'incognita, l'energia cinetica in A, e vediamo che il valore numerico è 1,5 keV più UB meno UA. UB meno UA corrisponde a UB 5,8 keV meno 8,1 keV, quindi questa differenza fa meno 2,6 keV. Qui ho sbagliato l'unità di misura, non sono kilovolt, sono kiloelettronvolt. Bene, ho corretto l'errore, quindi possiamo continuare il calcolo. Energia cinetica in A è 1,5 meno 2,6, naturalmente viene un valore negativo. Non può esistere un'energia cinetica con un valore negativo di keV, perciò vuol dire che questa energia cinetica non c'è, non esiste, e questa è dal punto di vista matematico è l'informazione che invece come significato fisico vuol dire che l'elettrone non arriva in A, perché ci arriverebbe con energia cinetica negativa, che non ha senso. Quindi l'elettrone non arriva in A, questo ci fa capire che l'elettrone si ferma prima, si ferma in un punto C. Dove si trova questo punto C? Scrivo di nuovo la conservazione dell'energia meccanica, stavolta non più fra B e A, ma fra B e questo punto C da scoprire. L'energia meccanica all'inizio in B uguale alla fine in C, l'energia cinetica in C è 0 perché il punto C è il punto di inversione del moto, dove per un attimo l'elettrone si ferma per tornare indietro, quindi questa la tolgo, non c'è. E la nostra incognita è invece l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone in C, cioè la nostra incognita è l'altezza di questo valore di energia, cioè è dove si trova, a quale altezza, insomma, l'energia nel punto C. L'energia potenziale elettrostatica, quindi basta che sostituisco i numeri nella parte destra della formula, dell'equazione,
e quindi è 1,5 keV meno 5,8 keV essenzialmente. Ma chi è l'energia potenziale elettrostatica in C e perché lì dentro c'è nascosta la posizione di C, che è la nostra incognita? L'energia potenziale elettrostatica in C è meno EVC, come sempre. L'energia potenziale elettrostatica è meno E per V nel caso dell'elettrone. Allora, semplificando la carica dell'elettrone nell'equazione, rimane VC, che è meno 7,3 kV. Valore ragionevole perché ricordiamo che in B il potenziale era meno 5,8, in C sarà meno 7,3 e in A era ancora più grande in negativo, meno 8,1. Quindi i tre numeri sono ben allineati. Dal punto di vista logico, meno 5,8, meno 7,3, meno 8,1. Ora che conosciamo il valore del potenziale elettrostatico in C, cioè questo valore qui, là dentro c'è nascosta la nostra incognita, cioè la distanza di C dal centro della sfera. Infatti, il potenziale elettrostatico è dato, generato da una sfera, è dato da K0 Q su R. In questo caso a noi serve nel punto C e quindi diviso RC. RC è la nostra incognita, la distanza dal centro della sfera. Con la formula inversa noi troviamo questo RC, andiamo a sostituire i valori numerici. K0, la carica della sfera sono meno 45 nanocoulomb, diviso VC, che l'ho appena calcolato, meno 7,3 kV. Qua ho tolto tutte le unità di misura, ho messo direttamente metri per fare prima. Ho lasciato soltanto i multipli o i sottomultipli, cioè praticamente ho lasciato il nano perché era meno 45 nano coulomb, ho tolto l'unità di misura, ho lasciato il nano e ho lasciato il chilo, 7,29 kilo volto, ho levato il volto, ho lasciato il chilo, ho messo direttamente metri come unità di misura. Il risultato finale è circa 5 cm e mezzo, 5 cm,6 più precisamente, e giustamente è intuitivo e ragionevole perché la sfera arriva fino a 5 centimetri, il punto C si trova un po' all'esterno della sfera, 0,6 centimetri, cioè 6 mm oltre la sfera. Quello è il punto dove arriva l'elettrone per poi fermarsi e tornare indietro ed essere respinto all'infinito.